Adorare vuol significare venerare intimamente Dio, onorarlo con vera devozione, averlo in totale considerazione, tenerlo continuamente al primo posto, riverirlo, amarlo in modo appassionato, ammirarlo, rispettarlo, riverirlo, esaltarlo. Nell'atto di adorare Dio si sottolinea la sua grandezza. Le definizioni di adorazione ci fanno capire che essa è un cuore che mostra gratitudine alla bontà divina, la risposta dell'uomo quando Dio si mostra a lui, amore che risponde risolutamente all'amore, glorificare e godere della presenza di Dio, aprire il cuore al dolcissimo amore di Dio, dedicare la propria vita a fare la volontà di Dio. Adorare è attribuire a Dio il valore supremo, perché Lui è degno di gloria, lode e onore. Il termine adorazione deriva dal greco proskuneo ed è una parola composta che significa baciare verso, dare un bacio in poche parole. Si dà un bacio a qualcuno quando gli si vuole bene e quando si ha confidenza con lui. Adorazione significa intimità, relazione di autentica amicizia. Quando ci avviciniamo a Dio in qualsiasi situazione, in qualsiasi luogo e lo contempliamo in profondo silenzio, lo stiamo adorando. Gesù disse che dobbiamo adorare Dio in spirito e verità, perché Dio non è confinato ad un luogo e ad un tempo in particolare. La nostra adorazione deve essere spirituale, dato che Dio è spirito. L'adorazione in spirito grida «Abba, Padre!» perché siamo figli di Dio. La vera adorazione è centrata e focalizzata sul divino, sulla sua bontà misericordiosa, e il desiderio di ogni adoratore deve essere quello di arrendersi completamente a Lui. Ogni giorno, Padre mio, ti ringrazio, perché tu sei il mio migliore e più grande amico. Non ho le parole adatte a descrivere il tuo amore, non so dirti grazie come vorrei. Ti amo, mio Dio, ti benedico, ti esalto e ti ringrazio dalle profondità del mio cuore. Daniele Barbarotto.